Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Parola del Signore. Gloria a Dio. Siamo lodati Gesù e Maria. Commentiamo insieme queste bellissime letture che abbiamo ascoltato, amici carissimi, fratelli e sorelle, a cominciare appunto dal testo del profeta Geremia, che è quanto mai edificante e che fornisce anche una bellissima chiave di lettura per comprendere le due parabole del tesoro nascosto e della perla preziosa che oggi ci ha presentato Gesù nel Vangelo. Qui siamo in un momento critico della vita di Geremia, un momento in cui il peso della sua missione, le conseguenze di quello che stava facendo per amore del Signore si fanno sentire. Riceve maledizioni, soprusi e oltraggi da parte di tutti. E ha uno dei momenti che anche i grandi uomini del Signore hanno avuto di sconforto. Rievoca anzitutto il suo passato, molto bello. Quando le tue parole mi vennero incontro, le divorai con avidità. La tua parola fu la gioia e la letizia del mio cuore. Bellissimo sarebbe se potessimo noi vivere o poter dire la stessa cosa di Geremia. Il bene più prezioso qual è? La cosa più importante. Le divorai con avidità, pensate proprio a questa immagine, no? Quindi un uomo che ha fatto della conoscenza, dell'ascolto, della comprensione della parola del Signore, la ragione della sua esistenza, la gioia e la letizia del mio cuore. E contemporaneamente rifiutava, stava lontano dai palliativi alternativi del mondo che tendono a farci dimenticare le cose più importanti e più preziose. Non mi sono seduto per divertirmi nella compagnia di gente scherzosa, ma spinto dalla tua mano sedevo solitario. E poi c'è il lamento: il mio dolore è senza fine, tu sei diventato per me un torrente infido, dice il Signore, incostante. Quindi da gioia ti sei per accidenza trasformato in dolore, perché sto soffrendo, sto sotto il peso della croce. E qui il Signore dice una grande cosa a Geremia, e con questo passiamo al Vangelo, perché è una chiave di lettura sia di quello che fu la vita di Geremia, sia di quello che sarebbe stato, sia anche di quello che Gesù ci ha detto nel Vangelo. E si tratta di questa espressione: se ritornerai, io ti farò ritornare e starai alla mia presenza. Adesso attenzione: se saprai distinguere ciò che è prezioso da ciò che è vile, sarai come la mia bocca. Distinguere ciò che è prezioso da ciò che è vile, ecco, è veramente un po' il leitmotiv e anche ciò che vorrei che restasse di queste riflessioni. È una cosa importantissima. Tutto quanto il contrasto della prima parte, tra la parola di Dio e la compagnia delle allegre brigate che mangiano, bevono, dormono e stanno a divertirsi. Noi nella vita dobbiamo fare necessariamente un discernimento tra ciò che è importante e prezioso e ciò invece che è vile e di poco conto. Perché stare dietro alle cose importanti e preziose, oppure stare dietro alle cose vili e di poco valore, ha delle conseguenze molto rilevanti sia in questa che nell'altra vita. E con questo comprendiamo anche le immagini usate oggi da Gesù nel Vangelo, no? Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo, quindi rendersi conto di quanto sia importante seguire il Signore e obbedirgli è una grazia. Uno lo trova, poi lo custodisce, quindi lo nasconde, e dopodiché vende tutto, cioè investe tutto, perché ha trovato la cosa più importante che esiste. Quindi. Poi c'è l'altra immagine, che è
il mercante che va in cerca, perché capite, il tesoro uno lo trova all'improvviso, non è detto che lo stia cercando, ma invece c'è anche gente che cerca, a un certo punto trova, c'è un mercante che va in cerca di perle preziose, trovato una perla di grande valore, va a vendere tutti i suoi averi e la compra. Ogni volta che leggo questa paraboletta mi viene in mente un grande santo e martire cristiano dei primissimi secoli, si festeggia il 1° giugno, che è San Giustino. San Giustino era un filosofo pagano, quindi era un ricercatore della verità, e però sì, era filosofo, ma non era soddisfatto abbastanza delle dottrine pagane. E lui, quando ha conosciuto nostro Signore, ha fatto eureka. Ho trovato, sapete come lo chiamava Gesù? Ho trovato il filosofo dei filosofi, non in senso, come dire, pesante, dispregiativo, ma colui che era la stessa sapienza, quella verità che io andavo cercando, in Gesù l'ho trovata. Un percorso non molto dissimile l'ha avuto Sant'Agostino. Evidentemente poi San Giustino è morto martire, perché gli hanno detto, dice, guarda, lascia perdere Cristo e ritorna pagano e sacrifica un po'. Ha detto, tu sei matto, io l'ho cercato per tutta la vita, l'ho trovato, pensi che torno indietro adesso? E così fu per il grande Sant'Agostino, che, come sappiamo, rinunciò alla sua vita di pagano, si ritirò prima in monastero e poi divenne un grande sacerdote, un grande vescovo che diede la vita per la Chiesa, no? Tutto però dipende, e chiediamolo in questa Santa Messa al Signore, dall'imparare a distinguere ciò che è prezioso da ciò che è vile, ciò per cui vale la pena investire e ciò per cui non vale la pena investire, ciò che è importante e ciò che non è importante, ciò che ci fa perdere tempo e ciò che invece ci fa guadagnare, e tante cose del genere. Chiediamo in questa Santa Messa al Signore questo dono del discernimento per poter vivere una vita meravigliosa come l'hanno vissuta tutti coloro che hanno trovato ciò che è davvero in questo mondo è prezioso e per cui davvero vale la pena vivere e morire. Siano lodati Gesù e Maria.